ritornati boys and girls in un nuovo video, la Ionico Outdoor, oggi con nuove armi per testare il giubbotto antiproiettile del lontano signor Gianni. Vedete, lui è lì con il suo giubbottino incommensurabile, un uomo distinto, ma oggi riusciranno le nostre cose a penetrare il suo giubbotto antiproiettile? Siamo qui per scoprirlo, ragazzi. Allora, abbiamo delle novità però, eh? Vedete qui la principessa di oggi, la cerbottana, la Ionica, guardate com'è bella, eh? Questo è un ritrovato della tecnologia. Voi direte, Lion, ma è solo una cerbottana? No, questa non è solo una cerbottana, questa è la cerbottana più potente del mondo e spara diversi dardi. Allora, potete vedere, c'ha questi qui che sono contundenti per far svenire la preda, poi c'ha i dardi di metallo, questi sono quelli che hanno la possibilità migliore forse, e infine i dardi di bambù. Bambù! Però questi secondo me potrebbero anche scalfire la corazza del signor Gianni, eh? Dobbiamo provare. Allora, iniziamo da questi, poi ovviamente abbiamo anche il nostro fidato arco. Ma oggi ho pensato una cosa. Oggi utilizzeremo questa freccia, perché questa è una freccia da caccia. E infatti potete vedere, se riesce Anna a farvi vedere bene, ha dei rasoi attaccati che praticamente mentre la freccia impatta si aprono e quindi apre di più. Anche la punta è molto più pungente, quindi secondo me ha una buona possibilità anche lei. Proviamo però prima con la nostra cerbottana, che si stava intrecciando con tutte le mie cose, però non fa niente. Allora, primo dardo che proviamo, io direi proviamo con quello di metallo, ok? Che quello di bambù, voi non guardatevelo così, eh? Perché secondo me quello di bambù è più forte di quello di metallo. Calziamolo. Allora, vedete quel blocco lì? Quel blocco lì proverà il primo dardo della cerbottana alla Ionica, anche perché non so se c'ha chiappo, quindi proviamo da questa distanza e vediamo che cosa succede. Sei pronta, eh? 3, 2, devo caricare bene i polmoni perché questa funziona a soffio, no? 1. Ehi, peppina dei pepine, vieni a vedere Annina, vieni a vedere, perché secondo me questo stupisce non poco. Vieni qua. Allora, questo è un bersaglio che si usa per le frecce dell'arco. Possiamo vedere che la freccia, il dardo della cerbottana è entrato un bel po', eh? Guarda un po' lo sfilo, eh? Porca miseria, Anna. Guarda di quanto era entrato. Vi assicuro che, cioè, per farcelo entrare con una manata, ce ne vuole, non è semplice. Proviamo prima di usare sul signor Gianni. Che cosa fa? Ma che cosa fai? Ma mi volevi tamponare? Ma che cameraman sei? Cioè, cosa volevi farmi? Entrarmi nella testa? Vai via! Vai via! Ma io non lo so, guarda. Ti sostituisco, eh? Prendo una più giovane, eh? Che tu sei lenta ormai. Cioè, la proviamo questa adesso. Dardo di bambù preparato. Ci è voluto un po', non so perché, ma secondo me questo non darà grandi soddisfazioni, lo vedo un po' incerto. Pronta, Anna? Vado? E invece! Hai sentito che bello schiocchettino che ha fatto? Puck te ha fatto! Andiamo a vedere, dai! Vediamo, inquadra brava il dardo pazzo! Beh, non è che sia entrato proprio una meraviglia, eh? Controlliamo di quanto è entrato. Soltanto questo pezzo. Però ti devo dire, comunque, magari ci posso mettere anche più polmone io. Andare più pesantemente, stare più vicino anche potrebbe aiutare. Allora, sai cosa ti dico? Inquadra il signor Gianni e avviciniamoci un pochino a lui. Io arrivo, eh? Tu stai lì, inquadra il signor Gianni, divertiti con lui. Io prendo questo dardo pazzo. Sì, Anna, guarda il signor Gianni. Il signor Gianni è un pazzo e ti piace, eh? Ah, fascino. Ok, adesso smettila di inquadrare il signor Gianni. Torna su di me. Mettiti lì e proviamo a tirare. Che vento! Che ventana che c'è qui! Allora, sono vicino e ho il dardo, quello d'acciaio. Pronostici? Scrivete nei commenti. Secondo voi, il dardo riuscirà a penetrare la corazza del signor Gianni? È molto appuntito, eh? Ma quello è un giubbotto antiproiettile. Proviamo. Vado proprio vicino, vicino, vicino. Abbastanza vicino. E ci metto tutto il polmone del mondo, eh? Pronta? Vado. Porca miseria, ha fatto uno schiocco non indifferente. Bisogna concederglielo, però. Avvicinati qui. Riusciamo a identificare il punto? Probabilmente questo puntino qui. Però ha rimbalzato talmente tanto che non c'è stato proprio nessun verso. Riprovo di nuovo però. Do un'altra possibilità a questo dardo puntuto. Mi sembra il migliore, eh? Il test di prima ci ha dimostrato che quello di bambù non è tanta roba. Proviamo di nuovo. Niente. Non c'è verso, è resistente, è un giubbotto antiproiettile del resto. Non ci si poteva aspettare che questa frecciolina riuscisse a scalfirlo, rimbalza. Va bene, e allora inizia ad andare, vai verso il mio arco, corri. Rush,
Brava, sì, attenta che cadi a faccia in terra, non fare scherzi. Allora, proviamo adesso con il dulcis in fundo e quindi con l'arco laionico, con la freccia da caccia. Prima proveremo con una freccia normale e lì secondo me il giubbotto potrebbe cedere. Bisogna vedere per quale proiettile è calibrato, però potrebbe cedere. La cerbottana ci ha deluso? No, secondo me no. Dobbiamo darle dei test alla sua portata. È un giubbotto antiproiettile, non antidardo. Bros and sisters. Ora è il momento dell'arco. Iniziamo con la freccia con la punta normale. Vediamo che cosa fa. Sicuramente farà cadere il signor Gianni. Io non so se riuscirà a passare. Sinceramente spero di no, per poter provare anche con altre cose. Però è anche vero che se non ci riesce l'arco, non so che cos'altro potrebbe riuscirci in mio possesso. Pronti? Dai! Un pronostico nei commenti, secondo voi cosa succederà? E proviamo. Spero di far centro. Allora, non ho idea di che cosa sia successo, perché non vedo la freccia. Però ho sentito un rumore impattare sul signor Gianni, aspetta. Quindi inizio a essere preoccupato per le sorti del signor Gianni, ma anche dei vicini di casa. Tutto eseguito in sicurezza, non vi preoccupate assolutamente, dietro c'è un muro di mattoni, cosa sta inquadrando te? T'avevi lasciato l'obiettivo in Giappone, t'avevi lasciato, ma io non lo so, ma cosa t'ho preso a fare? Dov'è la freccia? Sotto il braccio del signor Gianni. Non vorrei dare la colpa alla freccia, ma secondo me è colpa della freccia. Proviamo un'altra, questa è uguale a quella di prima, quindi se è fatta male anche lei, ci frega lo stesso. Concentrazione. Porca miseria, bombastico, non so se avete sentito, ma io l'ho sentito, era uno schiocco bello serio. E abbiamo preso in pieno, in pieno. Allora, inquadra il signor Gianni e andiamo a passo svelto a vedere che cosa abbiamo causato. Allora, la freccia secondo me è entrata, io te lo dico, perché altrimenti sarebbe rimbalzata. Mi sembra entrata. Ah, aspetta un attimo, la freccia è entrata, ma nel giubbotto. Il signor Gianni, guardate come il giubbotto scorre, quindi la freccia non è entrata per niente nel corpo del signor Gianni. E infatti dietro non c'è alcun danno. Il signor Gianni è intonso. Togliamo la freccia, avvicina bene a guardare. Allora, vedete? Proprio è rimasta incastrata nella fibra del giubbotto, vede, l'ho tolta. E questo alla fine è come se fosse un piccolo proiettile. Non ha niente da invidiare a un piccolo proiettile. È entrata, ha deformato il giubbotto. Non si riesce a vedere proprio benissimo, però aspetta, se riesciamo un po' a... Forse da così. Vedete? Ha lasciato proprio un buco all'interno della fibra del giubbotto, ma non lo ha passato. Cavolo, ha dato esattamente il risultato che speravamo. Non potevamo immaginarci niente di diverso. E Anna sta dimostrando grande abilità nel riuscire a fare questa inquadratura pazzesca, andando a marcia indietro. Attenzione, si fa grosso il pavimento, piano, bravissima, bravissima. Ti puoi fermare, molto brava. Rimane da provare la freccia maestra, quella più a punta che abbiamo da caccia, che probabilmente, attenzione, ce la rimetterò, perché se viene fermata, naturalmente, questa freccia si distrugge. Quindi, però noi ce la lasciamo volentieri. Per il bene della scienza, per testare questo giubbotto antiproiettile, noi ce la lasciamo volentieri. Siamo pronti? Qui ci vuole un bel pollice in su, perché la vedo grigia. Inquadra la freccia, questa va chiusa, così. Piegate le lame che si apriranno al momento dell'impatto. E proviamoci. Signor Gianni, lo faccio per te. Carichiamo la frecciozza pazza, pazzescamente. Ehi, ho sentito pezzi di lame della freccia che andavano a finire in mezzo agli alberi. Un impatto possentissimo, una devastazione unica. Inizia ad andare verso il signor Gianni, andiamo a vedere, ma credo che anche questa freccia sia stata fermata incredibilmente dalla potenza di questo strumento. E infatti, guarda, guarda, una delle lame, l'altra delle lame ha impattato qui, e si vede, questa seconda, e si è rotta, questa seconda invece è rimasta, e anche lei si è spaccata. Guarda, 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 è tutto rotto, a pezzi. Sto cercando di estrarla, però, aspetta, perché non vorrei mai, ma... aspetta un po'. Ragazzi miei, mi sa che qui qualcosina c'è stato, Difficile estrarla. Attenzione, è molto molto difficile. No, è impossibile. Signor Gianni ha anche perso l'elmetto. Questa è incastonata, però secondo me è passata. Allora, se noi glielo solleviamo, perdona signor Gianni. Che bel petto villoso. Ha voglia.
Riesci a vedere? Non è tanto, non guardate la spaccatura, perché la spaccatura c'è per l'impatto, però c'è anche un buchino. Quindi per quanto pochissimo, ma leggermente passato, non sarebbe morto, non sarebbe morto, ci sarebbe stato solo un buchettino, un minimo. Però, avevo metà faccia illuminata dalla luce divina, immaginavo. Però la prova non l'ha passata, la freccia da caccia è riuscita a passare e a trafiggere seppur pochissimo il signor Gianni. Avete altre idee? Qualche altro tipo di freccia pazza che posso utilizzare? No, esagero. Però quello che volete, suggeritemi nei commenti. E per oggi ci fermiamo qui. Grazie della visione e Lion out!